questo lancio meraviglioso di Surface e Windows 8.1, perché io me ne intendo a bestia. Questo è fondamentalmente il concetto. Dove lo trovo un microfono? Io questo, posso utilizzare questo? Grazie. Vengo in mezzo a voi per conoscerci un pochino meglio, eh? Posso Cristian, cosa fai nella vita? Sviluppo videogiochi. Sviluppi videogiochi, esatto. Quindi sei una persona allegra, euforica, ti vedo. Come mai c'hai le mani sui maroni, come dite voi, appena sei arrivato? Cazzo, non hai battuto le mani, niente, ma stai bene, sì, sei contento. Bene, bene, no, per sapere che lavoro fate, metti via questo iPhone. Ma cosa fai con l'iPhone? Ma lo sai dove siamo? Come ti ami? Se mi regali qualche... Ma stai buono, ma ti regalo una giacca che già ce n'hai bisogno, sembri buffo. No, metti via stai buono, se vuoi tirare fuori anche un iPad e fai te, ma ti rendi conto dove siamo? È sconveniente, Ciccio. Come se vai, ne so, all'ipercopo la busta della standa, mi pazienza. Sono brutte cose. No, no, ma non ti preoccupare. Buonasera a tutti, ma infatti vi vedo tutti molto seri, impostati a me. Come mi garba, Montalbano, ciao. Come stai? Tutto bene? In cosa somiglia Montalbano? Non ho capito la sera. In cosa somiglia Montalbano? Ah, nel look, sicuramente nel look, stai benissimo, grazie. Buonasera a tutti, vedo tanta gente, mi fa molto piacere. C'è un'aria pazzesca qua, come vedete noi abbiamo creato tutte queste situazioni, ci sono vari angoli che poi si accenderanno durante il corso di questo aperitivo tecnologico. Bene, vedo tanta gente qua su YouPorn e noi siamo contenti perché stasera ci saranno delle presentazioni, ma naturalmente queste presentazioni verranno fatte da persone più competenti di me, molto più competenti di me. Fa piacere che... Ciao, te ti chiami? Cristian. Anche te, cioè, ma c'è un... come? Non sei visio. No, io no, ma te sì, però ci assomigli molto, purtroppo. E invece qui ci abbiamo fatto... No, non sono visio, no, faccio colorato, io lo so, e purtroppo faccio il fratellino. Bene, mi fai una foto con lui, sei importante? Sì. Bene, allora, vabbè, ragazzi, siete fatti così. Ciao, come stai? Bene, bene. Te cosa fai invece nella vita? Informatico. Informatico, si vede, te c'è proprio la faccia, vieni, alzati un attimo in piedi. Come ti chiami? Marco. Cazzo, sai che Marco, quando io sogno l'informatico lo penso come te, guarda, è vero o no, eh? È lui, è l'informatico, è vero. Però spandiamo questo mito, te hai studiato tanto, laureato, plurilaureato. No. Sei laureato? No. Neanche? Vedi, io lo sogno come te, un laureato, uno che ha studiato poco e spero tu abbia trombato a bestia. Bene, allora... Dicevo, ho difficoltà a volte perché sai, quando vieni in questi posti, io non so, cerco sempre di capire che lavori fate, cosa fate, perché sono abituato a trovarmi davanti al pubblico e voi siete un pubblico inquietante, tutti zitti, la gente batte le mani, Cristian si tocca con gli occhi, insomma, c'è tutta una serie di dinamiche difficili da interpretare, però io sono qua perché sono esperto dell'ambito tecnologico e perché veramente sono molto molto avvezzo a parlare di queste cose. Quindi ora io presenterò un po' il nostro pomeriggio, dove persone con una cultura e naturalmente una competenza migliore di me vi riusciranno ad illustrare tutte le potenzialità di questi apparecchi straordinari. E però volevo leggervi prima una cosa, per così anche per la par condicio che mi contraddistingue, perché a un certo punto io mi sono reso conto che alla fine è giusto, è importante aprire anche il nostro core business verso tutte queste tecnologie, perché bisogna renderci conto che in effetti è vero che ci sono delle cose importanti, il nostro mondo è fatto di hard disk, di byte, quindi è molto importante anche attraverso l'HDMI, ma anche la CISL, WIL, l'USB, l'hard disk, insomma dobbiamo cercare di essere sempre always on, giusto? Io di queste cose sono molto esperto e vedrete durante il corso di questa serata che vi renderò partecipi anche del YMCA e di tutte quelle altre questioni che rendono sempre la nostra vita molto social network e molto app. Bene, a questo punto, visto che la nostra mission e il nostro form factor si sta deviando verso un device abbastanza mobility, credo che sia arrivato il momento e opportuno lanciare qualche byte diverso, per cui sono veramente contento perché a un certo punto ho detto apro le Windows e esco e vado a un certo punto a fare una passeggiata, mi trovo sotto un Acer e questo albero di Acer che si trovava sotto il monte Fujitsu mi ha a un certo punto messo qualche timore. Faccio due passi, a un certo punto Toshiba, vedo un campo d'olivetti, si chiamerebbe, a un certo punto ne vedo del altri e
io Sony lì, arriva un contadino fiorentino e io gli dico: bello sto campo, e lui mi dice: l'è nuovo, e l'hai pagato tanto, gli chiedo un euro, mi dice una cosa, no veramente, l'ha pagato tanto, mi fa un euro, ma sei bravo, sono un contadino, mi dice: sai, non ho studiato tanto, mi sono fermato alla scuola media, world, però sono molto expert in tutta Euronics, mi conoscono. Vabbè, lo riempio d'acqua, mi dice: se vuoi ci puoi nuotare in questo campo, lo riempio d'acqua, ci puoi nuotare. Sicché allora mi viene questa idea, mi piglio il tablet Samsung sopra, sì, salgo proprio Asus, e faccio Surface, scendo e incontro Cloud, lei bella, meravigliosa, sempre accesa, always on, mi dice: dove vai? A casa. E te? HP. Io mi innamoro clamorosamente di Cloud e lei diventa my heart, my love, Microsoft. Grazie. Devo invitare a questo punto, signori e signore, qui sul palco, l'AD di Microsoft Italia, Carlo Purasanta. Ciao. Buonasera a tutti. Guarda che guarda messo, bravo, c'ho un po' così, ma non ci riesce. Grazie, bene. Bene Carlo, allora lascio a te il discorso, noi se ci avviciniamo spigliamo, no, ci sono no, cose da fare. Benissimo. Ah, cazzo, volevo salutare in regia Giovanni Allevi, che mi fa piacere, ciao Carlo, mi fa piacere. Allora, prego Carlo, te li lascio, sono belli casati proprio. Grazie mille, prego. Sono talmente tante cose che adesso devo aggiungere. No, cose interessanti poche, però io sto qua vicino a te, sei mio sogno. Allora, buonasera a tutti, benvenuti. Questa qui è una serata veramente importante, una settimana che io dico emozionante di lancio, perché in realtà sono tantissime cose che stiamo annunciando questa settimana, quindi il 18 a livello worldwide abbiamo annunciato Windows 8.1, il 22 ci sono stati i lanci di Surface V2 a New York e di Nokia a Abu Dhabi con i suoi tablet e Fabio, quindi comunque la famiglia Windows e Microsoft che continua ad arricchirsi. Ad Abu Dhabi. Ad Abu Dhabi, sì. Poi, un po'. Cioè, in contemporanea, quindi. E oggi siamo qui con tutti i partner che tu hai citato brillantemente, con 25 nuovi prodotti fantastici che avremo modo poi di vedere con le scenette e con un po' di presentazione dopo, quindi veramente un momento molto importante. Tu hai parlato un po' di come la tecnologia sta cambiando la nostra vita, sono anni ormai che abbiamo sempre più cose e noi abbiamo anche una visione per il futuro, cioè noi adesso siamo in un mondo in cui quest'anno saranno venduti 2 miliardi di dispositivi nel mondo, 2 miliardi sono tanti, ci sono i 300-350 milioni di PC, ci sono i 200 milioni di tablet che diventeranno 400 fra 3 anni. Ci sono dei console di gioco, bellissime, come quella, la console stupenda Xbox. Ma guarda danza, no, ma è vero, ma senti io, 2 miliardi? 2 miliardi, cioè, e poi i telefoni, 1.5 miliardi di telefoni, con gli smartphone che stanno suppiantando il telefono tradizionale. Ma le mozzarelle le vendono ancora? Le mozzarelle ci sono ancora, ma aspetta, la cosa bella è che fra 3 anni questi dispositivi diventeranno 3 miliardi, quindi sempre di più, crescita già molto importante. La cosa più interessante è che nel 2020, al di là di questi 3 miliardi di qualcosa di dispositivi tradizionali che noi già conosciamo, cioè i vari PC, tablet, phone e televisione con la console, ci saranno in tutto 30 miliardi di oggetti comunicanti. Quindi vuol dire che la nostra vita sta cambiando e che al di là di utilizzare i servizi che fruiamo attraverso questi dispositivi, da questi 4 che conosciamo, tra qualche anno lo faremo da tanti altri dispositivi che stanno nella macchina, nella casa, in un negozio, un semaforo che ti parla. Quindi è un'esperienza estremamente completa e avvolgente, anche un po' inquietante se vuoi, ma perché non lo conosciamo ancora. Esatto, forse è questo, perché io prima scherzavo naturalmente con tutte queste cose e io insomma credo di averci una conoscenza media, medio bassa forse di queste cose, o media insomma di uno che già le cose, telefonine, le cose mi incasino a volte. Però come dire, come spirito secondo me la cosa giusta, che io ce l'ho anche nella vita, è di migliorare tutto quello che tocco, no? Esatto. Quindi credo che questa sia la filosofia di Be More, cioè di essere sempre, cioè di ambire a qualcosa, di sognare a qualcosa che possa aiutarci a vivere meglio. Esatto, ed è esattamente la filosofia di Microsoft, quindi prima di tutto avere dei prodotti che siano per tutti, quindi per tutti i gusti, con grande scelta e anche per tutti i prezzi. Vedremo lì per le persone che sono qui tipo Giorgio e Silvano che ho visto in cravatta e tutti i Giorgio e Silvano della sala, ci saranno dei dispositivi che costeranno di più, 700, 800, 900, 1200 euro. Chi sono Giorgio e Silvano? Sono due ragazzi che stanno lì da qualche parte con delle bellissime cravatte, sono lì dietro. Ah, ci avete il grado. E poi ci sono altri, magari dei ragazzi che sono più giovani e non lavorano ancora, vogliono delle cose che costano di meno, ci saranno dispositivi molto belli ma che partono da 300 euro, quindi ce n'è per tutti i gusti. E poi l'esperienza, la cosa più importante è l'esperienza.
E Microsoft con Windows 8, quindi un anno fa, ha lanciato appunto una trasformazione dell'esperienza in cui qualunque sia il dispositivo, tu vuoi accedere alle stesse cose, alle stesse applicazioni, anzi utilizzare un dispositivo, chiuderlo e trovare la stessa cosa dall'altra parte su un altro dispositivo a casa o da un amico per esempio, e quindi un'esperienza che è arricchente e soprattutto dove non c'è più frontiera fra il personale e il professionale e non c'è più compromesso tra fruizione dell'informazione, che è quello che si fa con i tablet, ma che sono tablet soltanto, e creazione dell'informazione, che tu fai con un PC, con Office o con altri strumenti. Ma sinceramente, è un casino per tutta questa roba? È facilissimo. Sì. No, davvero? È veramente facile. È facile, lo puoi fare sia con il desktop tradizionale, se sei abituato a quello, o lo fai con delle applicazioni che sono touch, che sono ancora più semplici forse da utilizzare, e c'è la scelta, quindi ognuno con 8.1 può fare col desktop, con le applicazioni e anche personalizzare l'environment mettendo in risalto e davanti sullo screen principale le cose che sono più importanti per te. Volevo fare una domanda curiosa e difficile. La mia mamma è tipo del 48, no? Io ci penso di sempre, però ora piano piano sta cominciando gli sms, le cose. Forse mi garberebbe se avesse anche Facebook, però insomma ci sono delle persone di quell'età che iniziano ad avvicinarsi. Come la vedi te questa relazione? Io avevo regalato a mia madre un anno fa un Nokia, all'epoca era un 800, e il fatto che ci sono queste icone quadrate dove l'informazione è molto visibile è anche più semplice del telefono della volta. Poi magari una persona di quella generazione non utilizzerà tutte le funzionalità, certo. Però alcune cose sono veramente semplici. Se tu l'aiuti a customizzare lo schermo principale con le 2, 3, 4, 6, 8 cose che fa di più, se ne fa soltanto 3, metti 3 icone più grosse in mezzo e fa soltanto quelle. Questa dovrebbe essere la mission, no? Cioè l'obiettivo, esatto, anche. E questa è la cosa, è la bellezza del dispositivo personalizzato. Tu puoi mettere le icone più importanti e allargarle e usi soltanto quelle. Quindi se tua mamma usa sms, telefono, vedere le foto e magari fare Skype con te su un dispositivo, la sento io, gli metti quelle 4 cose e quelle fa. Invece un'altra persona che è molto più sofisticata magari ha un assemblaggio, certo, di queste cose completamente diverse, ci fa più cose. Vai tranquillo, non ti rompo più, scusami, trovo queste cose. Abbiamo detto praticamente tutto, oltre a Windows 8.1, quindi allora una cosa importante è che al di là del fatto di poter personalizzare ogni dispositivo, ci sono anche nuove applicazioni, uno store ancora più leggibile, più bello, è più facile capire quali sono le nuove applicazioni. Abbiamo rimesso il bottone Start, attenzione, tu sicuramente sei un ragazzo che ha bisogno di Start. Sì, appesto. Quindi, dato che tutti ci hanno detto lo Start ci piaceva, abbiamo rimesso il bottone, così non confondiamo le persone. E poi c'è una nuova cosa, che questa è nuovissima, secondo me è splendida, è la nuova esperienza di ricerca. Cioè con Bing, invece di utilizzare un tool dove tu metti una ricerca su una riga e ti tira fuori le cose di internet, tu con la nuova ricerca Bing che è integrata, quindi a piena pagina, molto più bella e colorata, è una ricerca che tira fuori tutte le cose, diciamo, legate a quella parola, non soltanto su internet, ma sul tuo PC, quindi dai tuoi folder, ti va a cercare sul tuo cloud, quindi se tu hai messo dei documenti con quel nome o delle foto, qualunque cosa, con quel nome lì te la va a trovare sul tuo cloud, e su internet, e sulle applicazioni della cosa. Quindi ti fa una ricerca completa. Perché io penso subito, topa, e chiaramente vengono fuori un sacco di cose. E tu hai messo dei documenti con quel nome, ti va a fare quello. Ma anche in rete del mondo. E anche sulle applicazioni, va a cercare le applicazioni che si chiamano così. E te le impagina in un modo che è bellissimo, sembra una specie di leggere una rivista. Beh, è sempre bellissima per me, certo. E giri, anche io giro molto. Oh, questo è 8.1, poi c'è Surface 2, annunciato il 22, lo possiamo vedere qua, sì. Ancora più potente, ancora più bello. Surface cos'è? È un dispositivo che viene ad aggiungersi a tutte le altre cose che fanno i nostri OEM, ok? Quindi non è questo o quell'altro, è tutto, è la famiglia. Surface è stato inventato un anno fa per cercare di mettere la barra su come il sistema operativo Windows 8 poteva portare una nuova esperienza. Fruizione, creazione insieme, leggerezza, velocità, eccetera, eccetera. E stiamo portando questa esperienza a un livello ancora più importante con la versione 2 che annunciamo oggi. Tu ne hai una? Sì, bellissima. È quella che stiamo utilizzando. Ecco. Fotocamera. Fotocamera, davanti e dietro, angolo a 21 gradi e qualcosa, 22, così non devi spostarla per vedere le cose. C'è una foto del pubblico che c'hanno tutti una faccia sorridente. Sorridete? Perfetto. Mamma mia. Sembra il bar di Guerre Stellari a volte, non so se è vero. Dici da qua, è vero, cioè, ma veramente no, spaziale. Ma ti rendi conto, no, per farti capire, io appena sono entrato, te vedi vesti che ti guardano così. Lui così, cioè, allora, perché gente seria sta ascoltando, gente tutte le cose che ha studiato tanto, si vede. Poi vedrai che si scioglieranno tra qualche tempo. Del briai fradici di Spritz arrampiati sui muri. Ma insomma, no, scusami, sei arrivato quasi al dunque? Finito.
Hai finito da Primo Ryu, certo, personalizzabile, bello, avvolgente. Ora, tanto... stessa esperienza su tutti e quattro i dispositivi, PC, tablet, telefono e la console di gioco che hai. Allora, tanto le cose ora le spiegheremo meglio. Intanto io, Carlo, ti ringrazio. Ti volevo presentare due ragazzi che staranno con noi oggi pomeriggio, che non so, aspetto, credo che siano dietro. Anzi, da qua forse. Sì, sì, escono dall'acqua, se non come me che sono uscito di qua, dai gradini giusti. E sono due ragazzi che ci aiuteranno un pochino a viaggiare in mezzo a queste isole che abbiamo creato, in vari ambienti, il lavoro, l'università, la casa. E poi dopo ci sarà anche un momento comico, loro fanno colorato, sono piuttosto discutibili, però sono giovani e quindi... volenti o nolenti, no, e sono un po', credo, anche uno dei target più interessanti di quello che fai. E loro sono, accogliamoli con l'applauso che solo voi, platea di straordinaria eleganza, riuscite a fare, i Pampers! te l'ho detto, perché sono come nei videogiochi. Allora, ragazzi, eleganti, fate bravi, conoscete Carlo? Sì. Grazie, Andrea, ciao. Presenta Carlo. A questo punto io ringrazio tantissimo Carlo, grazie, ciao. Noi ci troviamo dopo, un bel applauso forte, lui è un anti, che vuol dire? Avanti. Cosa avanti? Anti. Dopo. Un'azienda, addì, cosa vuol dire? Addì. Dai, addì. Non so. Come non lo sai? Il CDA cos'è? È un CD. Ma che CD? No, il CDA è un consiglio? Di amministrazione. Allora, l'addì è? Di apostrofo. No, sì, hanno domini. No, addì, cos'è l'addì? Lui è l'addì dell'azienda. Ah, l'amministratore delegato. Minchia, vedi che sei bravo. Sentite, ragazzi, allora loro sono i miei. Hai visto che siamo un trio oggi? Ma no, ma siamo veramente molto. Non sei tu il terzo. Ah sì, no, se l'hai truccato. Lui non so se c'è la telecamera che può aggredire. Ciao. Io vi odio comunque. No, appena è arrivato Carlo gliel'ho fatto subito vedere. Ciao. Un brufolo sotto un neo, che è una cosa straordinaria. Non so se c'è un'applicazione per poterlo combattere, però. Bene, hai fatto bene anche a metterti la maglietta gialla, che casomai se esce qualcosa non si nota. Bene, dopo questo momento altamente qualificato, visto che io chiamo loro un po' i miei figliocci, io, ragazzi, li manderei a, sì, a casa. E allora vediamo che cosa succede. Intanto lì c'è un altro elemento straordinario che si presenterà da solo. Vi mando a casa. Tu vieni vediamo. Con noi. Come? Tu vieni con noi. Io vengo con voi. Allora andiamo a casa, grazie. Accompagnateci anche voi. Andiamo. Un bel applauso. Vieni a casa mia, ciao ragazzi. Ciao. Arrivo anch'io, aspetta. Vieni anche tu. Allora, io non farò fatica a farvi raccontarvi le cose che vi devo dire, perché in pratica impersonerò me stesso. Io sono un papà di una famiglia piuttosto complessa. Davvero? Sì, tre figli, una moglie e me stesso. E siccome ognuno vuole qualcosa di diverso, mi è toccato accollarmi la spesa di comprarmi tutte queste cose qua. Siccome i ragazzini hanno 10, 12, 14 anni, ognuno ha le sue esigenze. 10, 12, 14? Cioè, praticamente quando usciva Harry Potter, te E siccome non mi piaceva, invece di guardare Harry Potter. Invece di andare al cinema, è proprio della magia. Eh no. Beh. Allora, cominciamo. Questo che vedete qua è un Toshiba 8 pollici, piccolino. Siccome il piccolino ha 10 anni, e ovviamente la password fa un po' fatica, allora io gli ho messo su questa password qua e lui con tre semplici tocchi riesce a entrare nel mio ambiente, che può essere in verticale, in orizzontale. Sostanzialmente, siccome Riccardino è piccolino, lui l'unica cosa che fa gioca come un disgraziato. L'unica cosa che fa, ovviamente, e che gli piace da morire, è la sua bella console Xbox, si collega, vede il suo bellissimo mondo, vede tutte le applicazioni, tutti i giochi. Adesso che la connessione wifi, bravo, della CCD e la società autostrada, si colleghi, ovviamente ci impiega il suo bel tempo, perché un'oretta e mezza nel frattempo. Eccolo qua, pedacino può fare, vedi ti raccomando, qua ti fa vedere. però complimenti. Allora, però, ci sono tutti i giochi con cui ho giocato recentemente, vedi, con tutti i punteggi, e soprattutto c'è il suo bellissimo avatar. Ah. E se tu guardi il suo avatar, lui è contentissimo, sai perché? Perché? Perché lui ha questo bellissimo telefono, su cui ha la stessa identica applicazione, su cui ha la sua bellissima cresta, lo vedete? Sì. Lo vedete qua, uno nel telefono, è Sharawi. E uno di qua, è Sharawi, e soprattutto... in quella di là, così lui a casa si sente re, va di là, gioca con l'Xbox, torna di qua e via. Hai visto che
questo ne sa parecchio, questo ne sa parecchio. Aspetta, non dica finita. Siccome il ragazzo tecnologicamente se ne intende, sto facendo sboccare tuo figlio. No, guarda che fa così normale, cioè non pensare che... Allora, ha visto che è uscito un oggetto nuovo, questo qua è l'Asus T100, è un oggetto che si può chiudere, aprire, eccetera, ma soprattutto ha una novità. La tastiera stacca, diventa un tablet, anche questo di 6 mm con una batteria che dura 10 ore, eccetera, e come vedete lui riesco a farlo ritornare nel suo ambiente e ricontrolla di nuovo tutte le sue belle applicazioni e tutti i suoi giochi che Windows 8.1 va a installare da questa parte, così almeno io tengo tutto sotto controllo. Vi piace? Molto. Questo bello. Qua è appena arrivato ed è un bellissimo giocattolo. Beh, lo sì, mettiamo qua. Giocattolino. No, costo buono. Sì. Invece poi la 12enne. Ci dai anche la motorbike poi eventualmente. Il video registratore è anche. La 12enne invece è appassionata di musica. Lei entra in contatto con la musica, eccetera. Allora ho pensato di dargli questo oggetto. No, anche questo si stacca. Questo si rompe. Allora, lei cosa fa? Sostanzialmente. Questo è un tablettone. Questo è un tablettone, perché? Perché lei, siccome fa un sacco di robe, l'applicazione che usa di più. La sua TV, guarda tutte le sue belle cose, ma soprattutto ginnaste vite parallele. Ma perché ginnaste? Cioè, io ti giuro, io ho vissuto una vita pensando, ma che cazzo me ne frega delle ginnaste? Oh, invece sbrocca. Io voglio fare ora tabaccai vite in guarda, vedere. Io mi guardo. Adesso ti faccio vedere la cosa che ti diceva prima Carlo. Allora, noi con una ricerca andiamo a cercare il gruppo che a lei piace di più, no, che si chiamano i Bastille. Ma che sono? Questi qua, vedi? La ricerca gli fa andare sia su Xbox Music, ma soprattutto gli fa andare da tutte le parti e tutti gli articoli ad essi correlati, con un semplicissimo click. Non solo, se io la canzone ce l'ho, la senti subito. La sento subito. Adesso ti faccio. Ma il problema non è quello, il problema è Mengoni, come vedete. C'ho 12 anni, mica è colpa mia. I Bastille, io l'ignoranza. Adesso ti faccio vedere un'altra applicazione, questa si chiama Music Match. Perché è importante? Perché se io vado a cercare questa canzone mi dà tutti i testi e quindi la ragazzina mi impara anche l'inglese. Hai capito? E non solo. Che applicazione è questa, scusami? Music Match, che è un'azienda italiana, per cui è perfetta. E guarda un po', ti fa fare pure i karaoke. Guarda un po'. Che faccia di nicchia che c'ha. Oh, hai visto? Ma ho capito, no, scusa, ma ragazzo, io mi sto vabbè, faccia di nicchia, ma se volete. Però scusate. Allora, io ho la faccia di nicchia, però perdonami. Cioè, questo qua, cioè, cazzo, digliela tu figlio. Questo qua sembra bello. Vabbè, dai. Allora, ti è piaciuta questa? Questa Natale spacca. Ma la battuta? Questa Natale spacca. L'applicazione. L'applicazione. Questa qua Natale spacca, te lo dico io. Sai che questo ti assomiglia, piace a te? No, dai. Ah, boh, dai, va bene. Ah, no, bello, bello. Allora. Parlami invece di quello più grande. Questo invece ha 14 anni, usa un Acer. Eccola, è un HP a proposito. Questo qua invece è un Acer, un V500. Allora, a 14 anni cosa si fa? Ci sono buono, zio, se no in questo ci sono liberi altri contenuti che in questo non c'è. Bravo, allora, siccome chatta e chatta, come dici tu, a bestia, certo. Due chat aperte contemporaneamente, perché 8.1 ti fa fare due o tre. Due chat aperte contemporaneamente, così si scatena. Questa applicazione si chiama Epilessia. E guarda un po', guarda un po'. Siccome studia lingue, c'ha tutte le applicazioni che le permettono di andare a fare le traduzioni, eccetera, eccetera, che non è male, guarda un po'. E poi, ultima ma non ultima, siccome si deve preparare per andarsene un po' in giro, finalmente, certo. Io che cosa faccio? Gli dico di andarsi a cercare una bella località, faccio contento Carlo perché la mando a Parigi. Oh. Faccio una bella ricerca, Parigi. Francia. Qua ho tutte le informazioni relative a Parigi con questa applicazione che si chiama Travel, ma non solo. Se voglio andare a vedere che cosa mi aspetta, carico e voilà. Beh, però anche la velocità di sta roba. Guarda un po', questa non è niente male. Compare occhio. Ho capito. Vai in giro un po' per i musei, guardati un po'. No, sta. Questa spacca,
cazzo, questa è caratteristica. No, 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 no. Oddio, santo. L'abbiamo persa. Vabbè, te sei rincoglionito, cioè. Ma sì, immagini. Te sei rimasto, cioè, te quante ciante ti facevi allora? Dottore Vigo, ti piace? Voglio. Questa non è niente male. I want it. Allora, adesso passiamo alla moglie. No. La moglie invece usa un oggetto un pochettino più sofisticato. Ti basta comprare tutte queste cose, compri dei jeans non strappati al sharao, guarda che... Allora, questo è un tablet puro, ed è un tablet di Sony, Tab 11 si chiama. Ce l'hai più grosso del mio? Ce l'ho un filino più grosso del tuo. Vabbè, dai. Ha un posso di più. Posso posizionarlo qua in modo tale che sia tutto più semplice. Normalmente mia moglie che cosa fa? Due cose. Una, guarda la mia dieta calorica e vede, e prova a guardare quante calorie il mio corpicino butta giù, sì, che non è una cosa bella. E due, cucina. Adesso guarda che questa qua ti stupisce, eh? Sì. Allora, cosa vuoi cucinare? Tagliolino e tartufo? Sì. Buono. Tagliolino e tartufo. Siccome normalmente quando cucini hai tutte le manine sporche, sì, allora sai che cosa fai? Modalità senza toccare lo schermo. Certo. Lui si posiziona, qua c'è tutta la ricetta, qua c'è tutta la ricetta, senza toccare, lui gira. Questo non è niente male, eh? Ti piace? Oh, siete morti? No, sono morti. Allora, ultimo sono io, che siccome sono il papà e sono grosso, cioè, beh, grosso, già tagliolini a terra, come se fosse... Questo lo pieghiamo, non è che si rompe, eh? Lo pieghiamo, così. E qua ci sono tutte le mie applicazioni preferite, si capisce che sono un po' malato di calcio, eh? Però sono anche un filino malato di fotografie. Allora, prima, con un Lumia 1020, che è quello che fa le fotografie, con 41 megapixel. Quanti? 41. Non ci credo. Giuro. Una bella foto. Allora lui che cosa fa? Utilizzando SkyDrive va a sincronizzare i miei contenuti, io vado a prendermeli qua, le immagini, queste sono su internet, la foto che abbiamo appena scattato di sotto. Dov'è? Qua. Quella che ho fatto ora? Tac! No, questa qua, prima di no, però. Mi fa vedere foto pesanti, cioè di sé, magari vestito da Pokémon. Dopo, eccola qua, la foto che abbiamo appena scattato è appena arrivata. Tac, eccola qua. Queste sono tutte le persone sedute e se proprio vogliamo andare a vedere possiamo utilizzare anche gli effetti, fotoritocchi, effetti, certo, cambiare la luminosità, eccetera. Ti piace questa? Molto. Bene. Questa è figa. E adesso ti faccio vedere l'ultima cosa, perché siccome sono un papà diligente, 8.1 ha un oggetto. Mi racconti, posso chiedere una cosa, però certo, devo incasinarti davvero. No, vai tranquillo. Come memoria, come cose, come funziona? Che memoria c'ha questa roba? Questo qua ha 4 giga di memoria, non è una roba esagerata. Adesso la pagina era giustamente scaduta, devo reinserire la password. Pokémon 64. Demo 24 ottobre, così la sapete tutti. Top, ciao Palino. Allora, guarda un po'. Qua ci sono tutti i miei figli, lo vedete? Sì. Qua ci sono tutti i miei figli, se clicco su uno di questi. Come sono cresciuti? Come sono cresciuti? Qua ci sono tutte le attività che loro fanno su tutti i computer che hanno utilizzato, utilizzando il loro ID per entrare, vedete? Queste sono tutte le pagine internet che hanno visitato, tutto il tempo che hanno trascorso davanti al PC, tutte le applicazioni che hanno utilizzato. Posso vedere che cosa fanno sul web, pagina per pagina, quindi controllo che non facciano cose che non vanno bene. Se voglio bloccarle, ho la lista per bloccare le applicazioni e ovviamente posso muovermi da un bambino all'altro per cercare di capire che cosa i miei figli fanno. Questa è una funzione che mette a disposizione 8.1, è una funzione importantissima e credo di poter consigliare a tutti quelli che come me fanno i genitori di implementare queste cose per i propri figli. Bene, questo è un Lenovo Yoga, è molto carino e con questo direi che possiamo andare avanti perché i figli crescono. I figli crescono e noi ti ringraziamo. Grazie a voi ragazzi. E i figli vanno davvero. Ma 41 megapixel. Ma veramente. Incredibile. Dicevo, noi cresciamo, io porto i bambini, i ragazzi, all'università e vediamo che cosa succede all'università e ci spostiamo da questa parte. Ciao. Ciao, grazie, noi ci accomodiamo.
Ciao, allora io metto qua sul bracciolo, posso? Alla grande. Dai. Ah, eccoci qua. Ma scusami, no, ci stai te, allora vengo di qua, vengo di qua. Come vedete, noi siamo gli studenti, i super secchioni, come potete immaginarvi, sì. E siamo qua. Oggi, guarda cosa possiamo fare stasera, no? Non la vedi, ci passiamo con un possiamo rilassarsi con frutta e verdura. Ah sì, secondo me può andare. Io mi chiamo Luca, certo. Allora, cosa facciamo Luca oggi? Attenzione, c'è qualcuno che ci sta chiamando. Io provo a chiamare Luca, sta chiamando qualcuno. Ah, vediamo se mi risponde. Gna gna. Ciao Alessa. Ciao. Ciao Alessa, dove sei? Dove dovresti essere anche tu, in università. Cosa stai facendo, scusa, al buio? Sto finendo la presentazione per domani, sai quella che dobbiamo consegnare? È tardi, hanno spento le luci e io però sono qua ancora a lavorare. Ma però ti vediamo abbastanza chiara, l'immagine è ben definita. Sarà che grazie alla camera 3,2 megapixel del tuo Surface 2 sembri, diremmo, quasi carina. Ah, molto simpatico, come sempre. Sembra che c'è il brufolo di Luca invece il microfono. Ascolta, parliamo di cose serie un po'. Hai fatto la tua parte per la presentazione? Sì, dai, mi sto organizzando. 10 minuti e più o meno abbiamo No, portati. Luca, dove solo? Fare una survey a 50 persone. Sì, adesso le stiamo, ragazzi, adesso a chattare Facebook. Dai, fra 5 minuti ti ricerco, Ma che sta chiaro? È una tesi su Bimol. Bimol. Ah, ho capito. Allora, intanto mettiamo hashtag, Bimol. E non so, possiamo fare. Beh, cerchiamo insieme, dai, mettiamo help. Help, need somebody help. Tesina, Alice, help. E tagliamo subito. E andiamo. Tra l'altra cosa, ragazzi, cercate di guardate che figata questa. Possiamo chattare con Alice. Che figata, volendo. Andiamo con una webcam in perfetta definizione, possiamo chattare e nello stesso tempo rilassarsi. Rilassarsi. Tra l'altra cosa, vedete che sono in gran forma. Tu? Come vedi? Ma non ti ho mai. Non sapevo come eri ieri, quindi per me sì. Sicuramente meglio. 10 push-up ogni mattina e stasera tutti insieme a fare. Con questa, qui ce la faccio così bene, anche due volte, sembra che abbia problemi. Sì, va bene, sì, dai. Comunque, mettiamoci a fare qualcosa insieme, dai, perché sono anche amici di cazzo, cioè, quindi torniamo alla nostra missione principale. Sì, cosa fai? Adesso faccio la tesina. Sparta. Adesso è quella accanto a lei. Ce la presento. Hai visto? Questo è l'ultimo gioco Spartan. Lo Spartan Assault. Adesso lo stai controllando tu. C'è il joypad. Schermo in full HD. Luca, ma cosa stai facendo? Alessandro, non ti preoccupare, stiamo raccogliendo i dati. Facci 5 minuti. Ma sei lì con i Pampers? Luca? Diciamo, sì, avevo bisogno di rinforzi e sono arrivati tutti ad aiutarmi a cercare informazioni. Ma scusami, loro devono lavorare i grafici della presentazione. Sì, ma sai, se non ho avuto un piccolo problemino, quello da tablet Office non funziona. Stiamo cercando. Vabbè, per fortuna l'ho già fatto io. Non è che ce la potresti in qualche modo mandare via mail? Sì, certo, potrei. Ma sai, in teoria avremmo dovuto lavorare insieme a questa presentazione, per cui l'ho caricata su SkyDrive. SkyDrive? Sì, sai la cartella condivisa. Ah, sì, ecco qua. Cos'è, la cartella università? Sì, quella. Fatemi un'occhiata, perfetta. Sì, la vedo, Alex, perfetta. Fammi vedere un attimino. C'è qualcosa che dobbiamo fare in particolare noi? A mettere qualcosa? Sì, la tua slide, c'è da finire quella. Ragazzi, dobbiamo mettere dei dati, quelli che dobbiamo trovare, magari. Vabbè, Luca, fai tu adesso, Ok, dai, non c'è problema, c'è tranquilla. Oh, anche sto giro, se non ce la dice, ce l'hanno fatti. Invece ce l'ha mandata stasera. Sì, guarda qua, contoso, questa zona con i risultati di Luca, qualcuno forse doveva raccogliere. Ah, ok. I dati. Comunque, qui adesso, ragazzi, la presentazione ce l'abbiamo. Domani andiamo sempre a Tesina. Adesso. La salviamo tra l'università. Si può fare. C'è un USB. Una bella USB e noi possiamo farlo, come vedi, la salviamo in modo automatico. E domani ce la fate. Ce la fate domani 8:30 davanti all'università, presentazione salvata. Adesso la copio subito. Cerca di salvarla, prova un attimo. Ma che no, non c'entra. Spremilo nel cosa. Ma sbriciolo qui forse. Come si fa? Forse se schiaccio e. No. Dai, te la prendo domani con un Surface 2. È andata così, ci sdegno una bella, perfetto.
grazie Luca, grazie, grazie, grazie davvero. A questo punto noi stiamo diventando ancora più grandi. Perché di nonno Carlo, vai. No, 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 noi ragazzi ora abbiamo finito l'università, salutiamo Luca, ringraziamo. Ciao, cosa succede praticamente? Cosa fa quando uno finisce l'università? Cosa fa? Niente, non trova lavoro, ma noi invece andiamo a far finta che un lavoro l'abbiamo trovato e ci avviamo da quest'altra parte. Ciao Paolo. Sono Claudia. Claudia. Buonasera. Buonasera Claudia, buonasera, questi sono i miei ragazzi. Ciao. 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 Ecco, guarda che bel momento. Mi bacio la mano da gentleman. Questa è l'area business. Questa è l'area business. Quando si lavora. Quando si fa. Dopo aver studiato, giustamente si arriva in si lavora e si fattura. Ma marketing. E che cosa si fa? Adesso sempre più quando si lavora in ufficio. Non c'è bisogno di andare in giro per lavorare, bisogna andare dai clienti, dai collaboratori, dai fornitori. E quindi è necessario avere dei dispositivi che rendano questa cosa più comoda. Ho bisogno di un dispositivo che unisca il mio ideale. Era il sogno che avevo qualche anno fa, ma l'oggetto ancora non c'era. Adesso invece vedremo che ce ne sono varie scelte. Scelta di un oggetto che metta insieme il tablet, che è comodo, la batteria dura tanto, posso metterlo nella borsa, e invece il PC, perché è il dispositivo dove io posso insomma avere molte applicazioni, magari anche un po' pesanti, che hanno bisogno di capacità di calcolo per essere eseguite. E quindi adesso finalmente sono una donna fortunata e ho un'ampia scelta di dispositivi che mettono insieme queste due cose, quindi mettono insieme il tablet e il PC, sono ideali per chi lavora. Vediamo. Vediamoli un po'. Parto da questo, è una macchina. Anche in questo caso, come vedete, c'è sempre l'opzione di poter attaccare la tastiera che poi comprende il tutto. Avevo messo che ti dà fastidio. Certo. Quindi io posso staccare la tastiera, ovviamente, ho un bellissimo tablet anche con uno schermo piuttosto grande. In questo caso, io utilizzo questo tablet per consultare quello che è un'applicazione che le aziende hanno, che è il CRM. Questo in particolare che state vedendo è quello di Microsoft Dynamics. Quello della D. Quello della D, sì. Della DIA che un po' di CDA ho letto. Allora, che cosa posso fare io con questo? Ovviamente come CRM io posso consultarlo, posso visualizzare tutti i miei clienti, tutti i miei contatti, lo stato dei contatti, ma la cosa interessante è che da un lato ha una funzione molto semplice, anche adesso siamo in piedi, siamo un po' scomodi, però io riesco comunque a eventualmente modificare quelle che sono alcune impostazioni di questo cliente, aggiungere dei dati, modificarle, questa è una cosa sicuramente molto importante. E poi grazie al fatto che le applicazioni di Windows 8, di Windows 8 e adesso di 8.1 mi permettono, possono parlare tra di loro, io per esempio posso far partire una chiamata Skype direttamente da questa linea. Adesso su questa macchina non ho configurato, non ho configurato l'account, però io da qui posso continuare a consultare tutti i dati del mio cliente e in parallelo appunto chiamarlo e avere una conversazione. Sempre sul pezzo. Sempre sul pezzo, perché non dobbiamo mai perdere di vista il lavoro. L'altra cosa interessante è qui, faccio vedere un'altra applicazione, questo è un Dell Venue, è una macchina nuovissima. Un'altra cosa che era un po' un incubo nel passato, sì, sui cataloghi. Il catalogo. La carta. Cioè, l'incubo, il catalogo. L'incubo, il catalogo è un incubo. Io da piccolo avevo paura dei cataloghi. Dei cataloghi che ti assalivano. La luce stessa è quel catalogo, no? Scherzi. Delle applicazioni su questa macchina, su questa abbiamo installato un'applicazione italiana di DS.0 che si trova anche nello store, si chiama Generation, e io posso caricare tutti i cataloghi della mia azienda, posso fare le presentazioni su un'app che io posso utilizzare per mostrarla ai miei clienti piuttosto che ai miei fornitori e collaboratori. Quindi io posso lavorare anche in questo caso in una maniera molto semplice, molto facile, sul dispositivo dove ho sempre tutta la documentazione di cui ho bisogno aggiornata praticamente in tempo reale. E anche lì i cataloghi l'abbiamo spaccato. Grazie a te. Abbiamo altri incubi, però altri. Ma attenzione. No, scherzo. Prima. No, abbiamo altre applicazioni che possiamo che possono rendere la nostra vita più semplice. Intanto questo è Olipad di Olivetti, un altro tablet molto interessante, molto performante, bellissimo. Qui per esempio ho un'applicazione sempre di Dynamics che mi permette in tempo reale di caricare la nota spese. Loro prima quando mi hanno fatto le prove ridevano, però a favore della TV io posso appunto caricare tutti i dati della mia nota spese, non mi devo importare in giro sulle scontrine e così via. Anche questa è un'applicazione presente nello store.
quindi è tutto molto semplice, non devo fare grandi lavori, è tutto molto facile. Sei molto chiaro, cioè nel senso c'è uno schema che puoi ricorrere. Certo, uno schema io carico tutte le applicazioni, poi la cosa bella è che siccome sono tanto in giro e su questo dispositivo posso avere sia le, come avete visto, le cose che uso più per lavoro, quindi le applicazioni di business, ma posso avere anche le mie applicazioni, le cose che mi piacciono, cioè su Facebook, leggo il giornale, uso Twitter, quindi io qui posso veramente avere tutto il mio mondo in un unico dispositivo, sia per gioco che per lavoro, fatturare e divertirmi. Fatturare e divertirsi, certo. Questo è il nostro nuovo mondo. Bravi ragazzi, e neanche voi. Poi io ho visto l'università. No, sono ragazzi usciti ora dall'università. E infatti, finché erano all'università utilizzavano un Surface 2, esatto, che è quello che avete visto, che avete quello visto che con io. Luca. Cioè, no? Mi hai detto, sì, è quello per adulti, diciamo. No, questo è Surface Pro 2, quindi è veramente un po' come gli dispositivi che abbiamo visto prima, la perfetta sintesi tra il PC e il tablet, quindi un formato molto, molto comodo da utilizzare. Anche in questo caso la tastiera è una tastiera bellissima, viola, mi piace moltissimo. La stacca. Color minaccia. Sì, color minaccia molto trendy. Molto trendy. Molto trendy, veramente di stagione. E ho una durata della batteria notevole su questa macchina, è nuova rispetto alla versione precedente, la batteria dura più del 50%. In più ho due posizioni in cui posso lavorare, anche in questo caso. Però userò questo dispositivo per qualcosa di molto, molto professionale, direi che magari è arrivata l'ora. Dobbiamo... leva prudenza perché mi scute timore. Scute timore, però magari ci guardiamo i ristoranti del Gambero Rosso. Oh. Anche questa è un'applicazione che mi permette di cercare in tutta Italia o qui intorno quali sono tutti i ristoranti che io posso avere intorno a me, che appaiono, quindi posso andare in giro adesso, diciamo, la piazza dei cucina adesso in marketing su Sardi Scala. Tra l'altro abbiamo il catering altro Sardi alla Scala. Certo, possiamo cercare qualche cosa che ci piace qui nei dintorni, il cracco. Hai veramente selezionato la fascia oltre 50.000 euro a testa. Fanno vedere solo ristoranti che fatturano. Però si divertono. Però si divertono e sono molto buoni. I McDonald's sono bannati. No, beh, direi forse. Come vedete, sempre molto facile, molto bello da usare. Sì, sai, scusami, come... Come sfondo? Allora, come sfondo te lo faccio vedere da adesso, con una foto che ho fatto io a un cartellone, a un vecchio cartellone, una mostra. Che bella, ma che non lo posso vedere. Ultra chic, Claudia, ultra chic, veramente, davvero. E grazie. Grazie a voi. Sei stata meravigliosa, bravissima, ringraziamo. Ci troviamo. Buonasera. Venite ragazzi, venite. Vediamo al questa sera. Venite con me perché noi adesso è arrivato il momento, come dire, di allietare anche questo meraviglioso pubblico elegantissimo con e caloroso qualche salace gag che noi vorremmo prontamente offrirvi. Insomma, io so che voi siete due comici emergenti, vogliamo parlare del nostro film, non facciamolo. Anche perché insomma non bisogna dare adito. Sei te? Sì. No, guardavo se si vedeva il mostro di Rotless anche da lì. Sì, il truffolo di Luca. Sì. Fa ridere, sembra un pixel rotto. Sì, è vero. Allora dicevo, non prendiamo il nostro film che si chiama Fuga di cervelli che esce il 21 novembre, perché sennò uno pensa che magari non, tra l'altro non sarà possibile scaricarlo, no. È già su Mule, però non importa. Allora, la cosa che invece secondo me è interessante adesso è farci due sane risate. Sì. E quando dobbiamo farci due sane risate in maniera giovanile, perché non chiamare i Pampers e questi due simpatici burloni dall'aspetto discutibile? Quindi allora, io lascio a voi. No, rimani con noi. No, no, rimani un attimo. Un attimo. Vabbè. Cosa devi andare a scaricare il film? Facciamo. Devi fare? Dai, no. Allora, perché, allora... è giusto che noi iniziamo, allora... Giusto per sapere una cosetta, per alzata di mano, quanti ci conoscono? Due. No, mazza, siete famosissimi. Quanti ci vedono per la prima volta dal vivo? Cazzo. Quanti guardandoci sanno già che è l'ultima? ma no! grazie!
Vabbè, ottimo, Paolo, fatti i cazzi tuoi se vuoi, siamo sul palco con te. Basta. Stavo guardando la scaletta. No, stai qui. Perché noi adesso iniziamo con delle sapide gags a cui tu devi dare un voto. Ma forse non è il momento, mi fai vedere la scaletta. Ah, cioè, voi fate. Tanto fatene due o tre, dai, dai. Tanto guarda. No, ma è impossibile fare una roba mentre. Vabbè, dai, fatene due, vai. Vai, vai. Ok. Cioè, io devo dare un voto a un altro. Sì, e voi ridete anche per pietà, vai. Vi è mai capitato di buttarvi nel mondo del lavoro? Ma cosa stai facendo? Ho trovato lavoro grazie a un'agenzia interinale. Ballerino? No, kebab. E questo ha fatto riderissimo. Ma è bello perché quando... andata bene, La prima... proprio uno lancio pazzesco. Aspetta, mi devo spogliare allora. Vai, vai. No, ma stanno andando bene, ragazzi. Vai, vai. Ma perché si parte da quelle basse? Ma cazzo, allora, sai quante convention farete dopo oggi? Vai. Beh, invece dire Toshiba faceva ridere. Ma cazzi tua, cioè io faccio il presentatore. Apro le Windows, ma vai. Capito, ma non è che io devo far ridere. Era un in più. Dai, forza. Tu sei il conduttore, vabbè. Dai! Allora, vado sul fine. Vi è mai capitato di avere un amico disposto a tutto pur di ottenere ciò che vuole? Ma lo sai che Gianni, pur di comprarsi il computer, ha venduto un rene e il giorno dopo è morto? Ma scusa, con un rene solo si vive. E vuoi non prendere anche la stampante? Stiamo salendo, visto? È un salire. Perché il tema era quello che loro volevano. Ah, dobbiamo fare l'inerte. Cambiamo tema. Vi è mai capitato di sfatare un mito? Oh, sai che ieri sono andato al McDonald's e per la prima volta ho sentito veramente il gusto di hamburger, pomodoro e insalata. Ma cosa hai preso? Il gelato. Sì, un amico, già ci amano. È per il mio lancio. Già vendiamo magliette. Questo si chiama tempo, capito? Il tempo per l'applauso. Quando, ecco, è l'unico caso in cui è meglio la carta del Surface. Allora, ci sei? Paolo? Sì, vai. Vi è mai capitato di mandare la vostra ragazza in vacanza da sola? Sai che la mia ragazza è andata in Giappone e mi ha mandato una cartolina con 10 giapponesi con scritto vorrei che tu fossi qui. Ma invece la mia me l'ha mandata dal Congo con 10 congolesi con scritto vorrei che tu fossi così. Ciao, le ricevute dei taxi. Mi ricordo che ti devo dare le ricevute dei taxi perché non c'ho. Ma c'hai l'applicazione per gestire il tuo denaro. Ciao, guarda. Io ne faccio una molto rischiosa. Tu non disturbare però. Stai fermo. Certo, vai. Vi è mai capitato di essere un supereroe troppo buono? Batman, sei finito. Hai sbagliato mira. A me faceva ridere. A te. No, non credo. Vai. La gente vuole cambiare sistema. Aspetta. Ce l'ho. Attenzione perché questa qui se mi fa ridere Windows 8.1 sarà una bomba. Senti, allora potevi chiamare? Mi è mai capitato di sfruttare le nuove tecnologie? Sai che sono andato al cinema a vedere un film della Disney rifatto in 3D. Ma va, quale? Ah, la DDDD. Ma ridon per le cagate. Ma è difficile anche da dire la DDDD. Ma non dirla. È come li vuoi quei kiwi. Dilli vuoi quei kiwi? Li vuoi quei kiwi? Tu sei un genio. Ah, non c'avevi anche il codino di questa parte? Assolutamente no. Finisce qua. Che codino? No, c'era il codino in 3DDD, no? Scordavo male. Ma ragazzi, un po' di ritmo però, la gente... Io ho capito il tipo di pubblico e quindi farò la mia preferita. Ridetemi, prego. Dai! Vi è mai capitato di sopravvalutarvi? Ah, ma tu sei... No, 7. Ma questa è merda! Grazie Microsoft! Mi è mai capitato di fare il regalo perfetto? Sai che quest'anno a Natale a mia suocera regalo un fonda doccia. Ma va, resiste all'acqua? No. Allora, l'unico che capisco è Cristian, che si sempre, cioè, è l'unico che in questo momento ha un atteggiamento positivo, dai su. Vi è mai capitato di avere la testa vuota? Basta, la faccio finita. Ma no, smetti.
mi sono fatto malissimo. Davvero? Per fare questo effetto speciale. Aia, no Paolo, mi preoccupi. Sì, aspetta che ti sistema il microfono. Se ti preoccupi. È una via a senso unico. Dai, dai. Aia, ma fa malissimo qua, credo dai, fosse cartoncino. Ti sei fatto male? Sì. La rifaccio. Andate veloce. Dai, allora, no. È mai capitato di avere la testa vuota? Basta, la faccio finita. No, se... è che mira di merda, non mi hai preso, non lo so. Non mi hai preso. Allora, cosa vuoi fare? Paolo? Io gioco col mio... Gioco, allora io vado di là, giocate. Ok. Giochi. Posso farti vedere una cosa che ho inventato? Cosa? Aia, aia. In pratica... è uscita la nuova Xbox, cioè sta per uscire, io ho progettato una cosa innovativa. L'Xbox, no? Sì, sì, esatto. Sai che c'è l'Avatar, no? Sì. Che è il personaggio virtuale. Che pensa, è come quello che c'è. Io l'ho creato reale. Cioè? Tridimensionale. Cioè, tu hai un Avatar... Ho un Avatar mio. Ma questa è una grande idea, Carlo. Questa perché magari idea. Qualche anno ci avremo l'Avatar tridimensionale. Qualche anno? Adesso lo facciamo. Ma questa è una cacchiata, veramente? Sì. Allora, lo accettiamo. Benvenuto in Bumper Spots Live. Fra pochi istanti vedrete arrivare il vostro avatar in versione base. Modificatelo come volete. Buon divertimento. Oui. Wow. L'avatar è la sono Al-Sharawi. Sono suo figlio. Mi scasso di... no, non lo dico. No. Perché c'è contenuti protetti. Ok, allora oui. Uoppala. È un po' scemo il nuovo avatar. Lo attiviamo. Fa schifo. Fa schifo. Sì. Ciao, sono il tuo avatar. Il mio nome è Gianni. Come potete vedere tutti, può parlare italiano, ma puoi cambiare lingua. È international. Inglese. Hi, I'm your avatar and my name is John. Francese. Bonjour, je suis votre avatar, je m'appelle Jean. Turco. I'm a falafel. Ma non so come si chiama. Oui, uoppa. Messiano? So. Non è messicano, no, è messicano. Allora, mettiamo l'italiano, puoi scegliere come farlo parlare, puoi dargli delle voci di personaggi famosi, tipo può parlare come Ligabue. Ciao, sono il tuo avatar. Come Caparezza. Ciao, sono il tuo avatar. Come Luca Giurato. Ciao, avatar tuo, sono, forse. Abrafocco. Che bello Microsoft. Questo hai detto oui. Creazione avatar completata. No, un attimo. Non è... Allora... Qui apra fuoco. Poi puoi cambiare la faccia. The face. Puoi scegliere due espressioni, quella intelligente o quella stupida. Sì. Proviamo quella stupida. Perfetto. Non l'ho fatta ancora. Adesso proviamo quella intelligente. Ma non l'ho fatta ancora. Proviamo quella intelligente. Che rimane quella stupida. Questa roba non funziona. Cilentano, Vabbè, una volta scelto questo, lo possiamo umanizzare, tipo dargli un lavoro. Sì, certo. Può essere un muratore. Staccating, staccating, staccating. Un carpentiere. String, string, string. Un idraulico. Ui, no. No. Un politico. No. Ho un pizzaiolo. Pizzaiolo ci sono vari tipi. Pizza. Può essere un pizzaiolo di un ristorante normale. Pomodoro, capperi, booster. Il pizzaiolo della bettola sotto casa. Pomodoro, capperi, booster. Pizzaiolo del ristorante cinese. Pomodoro di soia, capperi di soia, booster di gatto. Mao. Sono piccolo, sono un involtino. Oppure c'è il soldato, guarda il soldato. The warrior. Puoi scegliere l'urlo di guerra in base alla nazionalità. Può essere un soldato inglese. For the freedom. Francese. Pour la liberté. Italiano. Per la fine. No. Per la fra. No. Per la vul. No. Per tua no. Mano. No, va bene. Poi puoi scegliere il corpo a cui parlo appartenere. Può essere un granatiere. Abbatteremo le difese dei nostri nemici. Un bersagliere. Colpiremo in pieno i nostri nemici. Un carabiniere. Che cazzo sono i nostri nemici? No, dei... no. Accendiamo un granatiere. Granatiere. Tre tipi di granatiere. Tre. Può lanciare le bombe come un granatiere normale. Come un soldato tedesco. Merkel. Come un reduce anziano della seconda guerra mondiale.
Mangiala. Ti fa la ciapala un palino. Allora adesso scegliamo granatiere, lo possiamo far giocare. Gioca, proviamolo. Attivati. Vedi come si gioca facile, sono una mano sola. E molto, anche i deficienti sanno giocarci. Prova tu. Ma perché no? Perché come ha fatto così? Perché sei scarso. Ok, completiamolo. No, wait. Creazione avatar completata. Un'abilità speciale sbloccata. Cosa c'ha? Cos'è che ha detto? Ho scaricato un'abilità speciale. Ha scaricato un'abilità. Ah, puoi modificare le dimensioni là sotto. E qua ci si diventa a bestia. Sì. Allora può essere un super dotato. Se fa freddo. Un normo dotato. Normale. Un mini dotato. Ci si diverta bestia, boiate. Colorato. Toshiba. Apro le window in un Acer, ci salgo Samsung, de boia, ho fatto un film, fa fare. Ma bilancio. No, ma io vedo me l'ha cavata talmente bene, no? Perché andare avanti con me? Talmente il pubblico mi ama, mi adora. Completiamolo. Funzionava prima. Completiamolo. E sarà un meme. Creazione avatar completata. Ok, adesso basta dargli un nome. Sceglilo tu. Questo. Ok. Hai scelto. Vai alla. Avete scelto. Il grandissimo Leonida. Quel puttanone di Hello Kitty. No. Questo sei tu. Pezzo che deve mandare un fuori. Allora, ti volevo dire, adesso dovete continuare? Sì. Ah, ci vedete ancora? Sì. Prego. Ma io mi metto da una parte, dai, mi metto qua dove c'è il 17. Cosa? Sì, perché state andando bene, eh? Ci avete ancora un quarto d'ora buono, sono furioso. Davvero? Sì, vai. Va bene. Vai. Ultima domanda. Tu non sei più con noi. Quante mamme ci sono in sala per alzata di mano? Quante? Una. Tre mamme. Ah, mamme. Sì. E quanti figli? Non tutti però, vedi che Christian era sempre lì così, è una cosa pazzesca. No, beh, perché adesso, questi 10 minuti prima del DJ set? Sì. Che fai tu? No, ok. Poi volevamo un attimo parlare di questa figura che è per tutti importantissimo, che fin da quando nasciamo è la nostra guida, è la nostra illuminazione, che è la mamma, ok? Che diciamo è per tutti il nostro punto di riferimento, no? Sì. Che quando tu hai 5 anni e lei ne ha 30, la guardi e fai oh mamma. Poi cresci un po', 20 anni, lei ne ha 45, la guardi e fai oh mamma. Poi cresce ancora ai 70 anni, lei ne ha 95, la guardi e fai oh mamma. Eh sì, che poi per quanto possa diventare grande la mamma, i figli li vedrà sempre come dei bambini. Cioè io per mia madre non sono cresciuto mai. Infatti mai. Non si sa perché le mamme hanno questa cosa che devono mettere ansia ai figli, no? Sì. Tipo per la mamma è sempre tardi. Non importa come, quando e perché, per la mamma è tardi e basta. Tipo ti svegli al mattino, che ne so, devi andare all'università. È tardi. Ritorni a casa la sera a qualsiasi ora. È tardi. La devi portare a fare la spesa 14 ore dopo? È molto tardi. Hai 50 anni e ti vuoi sposare? Mamma, vado via di casa. Non è un po' presto? Ecco, le mamme non si evolvono e purtroppo questo non evolversi, lo si riscontra anche nella vita di tutti i giorni, tipo la tecnologia. Mia madre non sa usare il cellulare, mio padre sì, mia madre no. Come si accende? Mamma, è acceso. È acceso? Sì, tra l'altro sta vibrando. Ah, poverino, ha freddo? No. Fa vedere, Gianni che ti ha scritto un messaggio per dirti che ha preso la UME. Ha preso la UME? Sì. Adesso è guarito. No, è una promozione Vodafone la UME. UME si muore. Non si muore di UME. Ti vengono i buboni in faccia e poi muori. Non esiste la UME bubonica, ok?
Gianni morto. Sì. Capisci che questa è soltanto la punta di un iceberg molto più grosso, perché la tragedia più grossa a casa mia è arrivata quando è arrivato l'obbligo del digitale terrestre, che è sta scatoletta inutile che tu monti e guardi la TV più bella di prima, per la madre invece no. Senti un po', visto che non fai niente. Non è vero che non faccio niente, comunque dimmi. Mi monti il digitale terrestre? Allora, è una cavolata montarlo. Sarà una cavolata, non sono capace. Leggi le istruzioni. Ho letto le istruzioni, non sono capace. Ma sono quattro fili. Sono quattro fili attaccati, non sono capace, me lo monti o no? Va bene, te lo monto. Dove l'hai messo? In frigo. Cioè, hai messo il digitale terrestre in frigo? È una volta aperto. Certo. Scade. Scade. Certo, tu apri il frigo, mamma non c'è in frigo. Sì, è lì dietro al lettore DVD. C'è proprio il reparto hi-fi. Sotto sul face. Sopra le zucchine, provi a montarlo, in effetti ci sono un po' di fili e le chiedi una mano. Mamma, passami la multipla. L'ha portata tuo padre dal meccanico. Dai, senti, la multipla, la presa. La presa, chissà quando ce la riporta. Quando... Vabbè, ok, in qualche modo riesci a montarlo e guardi la TV più bella di prima. Oh, è figa adesso. Prima faceva un po' granulosa, adesso è molto più definita, c'ha più canali rispetto a prima, c'ha le informazioni che prima non c'erano, no? Più figa adesso. Per me è la stessa cosa. No, non è la stessa cosa, si vede molto meglio adesso. A me è sempre la stessa cosa. No, prima era analogico, adesso è digitale. Ma Pippo Baudo è sempre Pippo Baudo. Pippo Baudo adesso è digitale. Anche lui, ma sta morendo tutti. No, in formato televisivo. La digitale bubonica, pum. Sì, Pippo Baudo, Pippo Baudo con i brufoli. Non esiste la digitale bubonica. Ecco, quando tu hai la nostra età, no, 25 anni, ti rispondi un po' a tua mamma. Perché sì. Hai più confidenze? Ma in realtà com'era quando eri più piccolo? Che tipo andavi a scuola e prendevi le note? Ecco, io avevo il terrore di prendere le note, davvero. La prima nota della mia vita per me è stato uno shock e mi ricordo esattamente la scena, tornato a casa, com'è andata. Mamma? Mamma? Mamma, devo dirti una cosa importante. Anch'io! Hai presente il pesciolino rosso che ci tenevi tanto tanto? Sì. Vabbè, devo dirti una cosa... Stacca sta cosa che devo dirti una roba... Oggi a scuola ho preso una nota. Cosa c'è? È la prima nota che ho preso nella vita. Cosa c'è? Mio bambino. Sì, ho preso una nota. Che cosa sei diventato? E la Madonna, l'hanno presa tutti nel mondo una nota, a parte le femmine. Stai diventando un serial killer. Ma cosa? Ho preso una nota. È perché ho dimenticato la penna. Hai dimenticato la penna? Sì. Mi hai profondamente deluso. Madonna, mamma, ho perso una BIC, cioè... Perdi le cose di marca? Ok, magari non l'ho persa, me l'hanno rubata ai compagni, ok? Sei vittima di bullismo! Okay. Questa reazione, quando la capisci, dici, vabbè, io crescerò, i problemi finiranno. Invece no, cambiano semplicemente. Quindi tu cresci, i problemi non sono più le note, ma sono, che ne so, le ragazze, ma la scena a casa è la stessa. Mamma, proprio la stessa. Devo dirti una cosa importante... Anch'io? Sì? È presente il tuo alano che ci tenevi tanto? Ma che hai preso? Comunque... Vabbè, ok, devo dirti una cosa importante. Oggi tuo figlio, io, si è fidanzato, si è trovato una fidanzata. Sì? Sì. E come si chiama? Giulia. Già non mi piace. Ma fai, giudichi una persona da come si chiama? Va bene, dove abita? A Pioltello. È una zoccola. No, allora, ma perché? Perché? Allora, senti, tu scegliti la ragazza che vuoi. È certo che scelgo la ragazza che vuoi. Basta che con la tua ragazza tu non faccia... Quelle cose lì. Quelle cose lì cosa? Quelle cose lì. Quelle cose lì cosa? Quelle cose lì. Quelle cose lì cosa? Quelle cose lì. Ah, ho capito, se non mi dici quali. Ho capito quali sono. Ho capito quali sono. No. Quelle cose lì le faccio perché le fanno tutti. No, non le fanno tutti. Ma sì che le fanno tutti. Io e tuo padre non le abbiamo mai fatte. Mamma, sono nato io. Ho detto io e tuo padre. Cioè, la risata più forte sulla mia mamma zozza, fatemi. Siete che la conoscono. Ma non solo di Pioltello. Comunque, io con questa madre qui mi sono sempre lamentato con i miei amici e tutti mi hanno sempre detto: ma sì, è normale, tutte le mamme sono così. E allora mi sono immaginato, se veramente tutte le mamme sono così, come saranno state le mamme di personalità enormi, grandiose, che noi consideriamo infallibili? Perché, tipo, la mamma di Rocky, nessuno si è mai chiesto che rapporto avesse Rocky con la mamma, ma immaginiamoci dopo l'ultimo incontro, tutto sgonfio, sanguinante, con la faccia storta, fosse tornato a casa dalla mamma. Ciao mamma, sono tornato. Quella Adriana non mi piace. Ma quella Adriana è stato Ivan Drago. Ecco, ci mancava il figlio Gaio. No, oppure la mamma di dei supereroi, tipo la mamma di Wolverine degli X-Men. Io sono Wolverine. Quelle unghie le tagliamo?
Allora, mamma, questa unghia è l'unica arma che ho. Poi ti scaccoli, ti graffi. Ma non mi scaccolo. Ma poi devo venirti a pulire io. Se ti smetti, la stai esagerando. È un brutto da vedere. Lasciami in pace. Senti, voglio che ti tagli il mento. La madre. Oppure ancora la mamma di Ghost. Ghost, la storia la conosciamo tutti, lui muore, poi ritorna nel mondo sotto forma di fantasma e va dalla moglie dicendo sono ti amo ancora. Va bene, pensate fosse invece andato dalla madre dopo una settimana di assenza. Fosse comparso. Più. Ciao mamma. Oh. Nevleos. Enzo. Ma mangi? Ma sì che mangio. Oppure, una cosa che mi piaceva quando che andavo a scuola era immaginarmi la mamma di quelli che studiavo, no? I poemi epici, Omero, l'Odissea, Ulisse, nessuno ci ha mai spiegato il rapporto con la madre. Io mi sono immaginato il rapporto di Ulisse con la madre. Ciao mamma. Ciao Odisseo. Non mi chiama nessuno più col mio nome vero, per tutti ormai sono Ulisse. Ci mancava la mania dei soprannomi. Ma non è il soprannome. Cosa sei? Una monovolume? No, sono un viaggiatore. Ok, posso uscire? Viaggiatore? Sì. Posso uscire? Dove vai? Vado dove voglio in giro. Eh? Vado a fare un giro. Perché dove vai? Ma perché devo dirti? Sono tua madre, voglio sapere dove vai. Vado a Troia. Ecco. Tutto tuo padre. No, ma cosa c'entra? Vado a Troia, faccio quello che devo fare e poi appena posso torno qua dai broci. Due gocce d'acqua però. Vabbè, comunque vado, ok? Ecco, non tornare tardi, eh? Sì, cosa vuol dire? Mezzanotte a casa. A mezzanotte a casa? Va bene. 35 anni dopo. Mamma, sono tornato. Te non esci più, lo sai? Sì, ho capito, ho fatto un viaggio della Madonna. Mezzanotte a casa è l'una e mezza. Ma scusa, il suo viaggio è successo di tutto, ho sentito il canto delle sirene. Bravo, guida da ubriaco. Sì, poi sono andato da Eolo. Che ti ha fatto soffiare nel palloncino. Nello stretto ho trovato Scille e Cariddi che si sono mangiati sei dei nostri. Certo, sti calabresi hanno sempre fame. Ma sì, poi sono andato alla terra dei ciclopi, della Dea Calipso, dai Feace. Poi sono tornato qui a Itaca. Ecco, con chi? Con i miei amici. A proposito dei tuoi amici, non voglio più che li frequenti. Ma perché? Sto viaggio li ha cambiati, li ho visti prima, sono tutti rozzi, sporchi, volgari. Sì, quello è perché Circe li ha trasformati in maiali. Circe, Slen, Cicciolina, non importa chi sta. No, Circe è una maga. È una maga? Sì. Cosa fa sparire di più di Cicciolina? Va bene, comunque non... siamo qui e bom, okay. Ce ne è successe di tutti i colori. Aspetta. Pronto? Ma cosa fa? Parla al telefono, non lo dico. Pronto? Sì. È Polifemo. È Polifemo. Vuole sapere chi l'ha accecato. Dimmi, nessuno. Nessuno? Come nessuno chi? Nessuno mio figlio. No, non devi dirgli che sono stato io, era un gioco per non fare il mio sgamato. Odisseo. Sì, Ulisse, sì, la monovolume. Sì. Ok, chiedo. Vuole sapere come siete scappati? È fighissimo, in pratica l'abbiamo accecato mentre dormiva, no? Poi lui si è messo sulla porta d'uscita, lui c'aveva solo le pecore, noi ci siamo appesi sotto le pecore, così le pecore uscendo, lui tastava controllando che non scappassi, ma sentiva delle pecore, quindi le pecore gli sono passate sotto le gambe e noi siamo usciti e ci hanno liberato. Ma veramente? Sì. Ma sei un coglione. Ma scusa, ok, riferisco. Ha detto che ti ammazzo. Vabbè, comunque la rivelazione più grossa è stata ritornare, non tanto il viaggio, perché sono ritornato dopo 30 anni e chi mi è venuto a cogliere? Arco, il mio cagnolino, che non credo mai più vivesse così tanto. Invece ha vissuto 30 anni da solo soltanto per venirmi a salutare una volta tornato. Sono arrivato, mi ha salutato ed è morto. Cioè, sai cosa vuol dire questo? Che parte sfiga. Vabbè. Un cane mortale ti vede muore. Va bene, ok. E per chiudere, l'ultimo eroe di cui... Mi faceva ridere immaginare la madre, era Leonida. Io sono Leonida, io sono il re degli Spartani. Chi nasce a Sparta è destinato a diventare guerriero. Chi nasce a Sparta, se nasce storto, brutto, malato, viene ucciso fin da piccolo. E ti è andata bene che sei nato abruzzano. Sì, abruzzano, sarei diventato guerriero lo stesso anche fossi nato a Sparta. Comunque senti Marcolino. Sono Leonida, il mio nome è vero, non lo usa nessuno. Anche te con i soprannomi? Sì, va di moda. Leonida, sempre sì. Una drag queen. No, è un nome da guerriero, Leonida. Che paura del guerriero Leonida. Sì. Chissà quanti nemici ha ucciso col suo boa piumato. Vabbè, senti, volevo solo dirti che oggi ho invitato degli amici a casa a cena.
devi dirmelo prima, però. Cosa? Io non so. Ma dai, si sa che voi mamme improvvisate sempre qualcosa. Sì, però. Voi mamme non avete rivali ai fornelli. Lo so, ma io oggi. Voi mamme siete le migliori per quanto riguarda il cibo. È vero, ma che io non so. Mamme, qual è il vostro mestiere? Ragù! 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 Ecco, brava. Quindi, siamo a cena, preparaci qualcosa, ok? Quanti siete? 300. 300? I miei compagni di classe sono. Ho capito, ma 300, cioè me lo dici adesso, io così su due piedi ho roba per 200 persone. Credo che possa bastare, per gli altri 100 prenderò della pizza da sporto. E prendila da Sparta che è più vicina. Ma va bene, le pizza da Sparta, ok, e poi stiamo. E poi siamo di là in sala e boh. Aspetta Paolo, aspetta, sali un secondo. Sali un secondo perché abbiamo bisogno, perché la fine è soltanto per i nostalgici, quindi dopo la fine tu dici bene i Pampers, ok? Perché la fine fa ridere me, lui e forse Leonida, ok? Comunque, appena arrivano mettici di qua in sala perché c'è più spazio, di là in cucina siamo stretti. No, mangiate in cucina. No, mangiamo qua in sala, è molto meglio. Voglio che mangiate in cucina. Ma perché non usare questa stanza che è molto più grossa? Perché io voglio che usate questa stanza. Ma perché non questa? Perché questa è sporca! Perché? Non lo sa che non fa ridere, ma perché chi ha visto il film apprezza, chi non ha visto il film. Qua nessuno l'ha visto. Però dovevi dire i Pampers. Aspetta, rifallo. Perché non questa? Ma fa cagare una volta. Beh, ma almeno tanto l'ha già vista. Perché non questa? Perché questa è sporca. Boom. I Pampers. Grazie. Allora, noi siamo arrivati. Avete finito? Sì, io spero. No, no. Cioè, siete tranquilli? Siamo volete fare qualche accattappa? No, benissimo. Allora, noi siamo arrivati alla conclusione di questo, come dire, aperitivo tecnologico. Io spero che siate stati allietati nella misura in cui sono riusciti dai Pampers, però da me nella misura in cui potevo, ma soprattutto che abbiate potuto toccare comunque con mano, lo toccherete anche più avanti, perché so che c'è una struttura, c'è un foyer dove ci sono tutti gli strumenti che vi hanno illustrato. Io volevo chiamare qua sul palco con noi, il cognome merita di leggerlo, Carlo Purasanta, eccolo qua, bello applauso, grazie Carlo. Ma Carlo, basta. Carlo. E mi permetti di ringraziare anche una persona che è stata con noi dolcissima e carinissima, e io che poi insomma credo che la tecnologia è importante tutto, però non dobbiamo dimenticarci l'umanità. E allora mi ha fatto veramente piacere sapere che c'è una persona in questo ambiente che ci ha accolto con un sorriso, e io insieme ai miei collaboratori si diceva che bello vedere gente che sorride così. Si chiama Chiara Ronchetti, grazie. Brava Chiara. Allora, io ringrazio anche voi, siete un pubblico bellissimo, mai visto così tante persone con gli occhiali. E grazie, guarda, quanta gente ha gli occhiali, alzi la mano. Guarda quanta gente, tutti informatici, giusti. Quelli che non hanno alzata, l'hanno alzata ma non li vedi. No, esatto. Carlo, speriamo allora di essere stati all'altezza. Siete stati bravissimi, grazie mille. Prima di passare all'ultima fase, poi adesso la racconto. Innanzitutto, voi ci avete in uscita qualcosa, ne parliamo. Ma vabbè, grazie. Ne parliamo, perché poi tra l'altro è la stessa settimana dell'uscita della Xbox One. Allora, l'Xbox One esce il 22. Il 22, noi usciamo il 21. Allora, noi vi diamo un biglietto per il film e voi ci date un Xbox. Ci date un joystick. Ci date un no, X. No, che uguale, è equiparato. No, è vero, abbiamo fatto questo film e l'abbiamo fatto, e vuol dire, nonostante ci sia un'era, e forse parlare di tecnologia per me insomma, è interessante da fruitore, da spettatore, noi pensa, l'abbiamo girato in pellicola, siamo tra gli ultimi film che sono stati girati in Italia in pellicola, perché era un mio sogno continuare a farlo così. Magari hai visto che ora il cinema diventa tutto digitale e sarà, credo, emozionante però vedere magari la possibilità di vedere Fuga dei cervelli, vi immaginate, su un tablet, però l'applicazione della pellicola tablet secondo me è figo quando ci sono le contaminazioni, lo secondo me tradizionale, poi si mette anche sul digitale, no? Secondo me questo è interessante, lo io l'ho visto in pellicola nuova. Ah, tu l'hai visto? Io l'ho visto. Loro no, lo sai, loro è il protagonista, non è pure l'ho piaciuto, bellissimo.
No, è un film che insomma è un film comico, è un film semplice, però c'ha tanto cuore, spero. E credo che sia una filosofia che piace anche a te, quella di fare cose pop che però dentro hanno contenuto, hanno cuore, come si dice, be more. Divertente, anche serio, molto bello. Grazie, allora, grazie a Microsoft, grazie a Carlo. Vuoi finire? Finisco veramente in qualche secondo, quindi adesso logistica. C'è da mangiare e da bere, quindi appena vi spostate verso di là, riportiamo tutti i dispositivi da fuori, li mettiamo sui divani, okay. Si può continuare a discutere, a fare dimostrazioni. Allora fai tutto allora tu, eh. No, rimanete anche voi, poi siete bravissimi, fate anche le dimostrazioni delle applicazioni. Tre ringraziamenti, certo. Paolo, Luca e Andrea, bravissimi. Grazie a voi. Poi direi al team Microsoft e all'agenzia che hanno tutto questo, bellissimo, quindi Chiara Rocchetti, ma veramente tutto il genere Microsoft esteso, un applauso a loro, sono stati veramente molto bravi. E terzo, ultimo ringraziamento, ma il più importante, a tutti i nostri partner che sono qui, quindi i 10 partner tecnologici, ma anche distribuzione e retail, che sono la cosa più importante. Microsoft è un ecosistema, la ricchezza, la diversità del nostro portafoglio, la cosa più importante, è quello che ci differenzia sul mercato, quindi siete voi, grazie a tutti per essere qui stasera. Grazie a voi, noi abbiamo finito, abbiamo scherzato, perché insomma quello che ci piace pensare a noi è che sulle cose non ci si scherza, se non ci si scherza sulle cose a volte rischiano di essere meno belle, invece questa è davvero una bella cosa, è bello anche scherzare insieme a voi. Grazie di cuore, e come sempre se vi siete divertiti fatecelo sentire forte, grazie! Buon proseguimento di serata, arrivederci a tutti! Grazie.